Fento se ne va la Monaco, rubava la De Rosa, De Rosa punta sferita, torna di Ventura, il sinistro di De Rosa, dove c'è Pastore qui dentro, che gol di Pastore, un gol bellissimo, Monica al volo, gira ancora, faccio attenzione, il destro di Avolio, destro, che gol, diciannovesima una giornata in Serie C, conducono i Maltesers per 4-0 contro Piazzetta, ottima risposta di Liberti su Perrella, prova una reazione. No, Maltesers stanno 4-0. Sì. Davide gioca per Nani, il sinistro, la reazione di Perrella, provato a scansarsi ma non è riuscito. La rimessa dal fondo per i Maltesers. Con Liberti, va a cercare di Tommaso, ancora riesce a vincolarsi su Nani e poi Santo Padre in uscita. Regala calcio d'angolo ai uomini in maglia gialla. Ancora Rubino difende su Frenna, Frenna tornato dall'infortunio, commette fallo. Era Giuliano. La Giuliano la battuta di questa calcio di punizione. Per Giuliano il destro, l'imparato sulla barriera. Riesce a conquistare palla, anzi no, Emanuele Davide. Settimana 17enne, facciamo i nostri auguri. Giuliano la palla squadrata a cercare di Tommaso, esce ottimamente Frenna. Frenna lotta con Rubino, la palla è buona per Emanuele Davide, ancora serve il movimento del compagno, ancora Frenna, Frenna se ne va su Accarino, poi commette fallo da terra Frenna. Sembra comunque in difficoltà gli uomini della Piazzetta che stanno cambiando continuamente compagine e uomini, anche se Matesas in questa giornata hanno proposto due nuovi giocatori di Tommaso Accarino e dobbiamo anche ricordare, attenzione, attenzione sul punteggio di 4-0 per andare il nostro collegamento. Eccoci con Giuliano in campo nel match vinto dai Maltesers per 4-0 contro la Piazzetta, comunque un match che alla carta si presentava molto ostico, ma che adesso 3 milioni non so come divenire, anche Liberti, anche Liberti e Rubino, non c'è effettivamente anche Liberti in campo. Senti, comunque una partita che sarà più facile del previsto, vuoi commentarcela brevemente? Diciamo siamo passati subito in vantaggio e abbiamo fatto subito un po' in maniera fortuita, diciamo, no vabbè, non tanto perché sono all'inizio, poi si è fatto male Alessandro, abbiamo giocato veramente un tempo e mezzo un uomo in meno, però per fortuna già stavamo sul 4-0, abbiamo potuto difenderci, però diciamo abbiamo subito un po' il secondo tempo, anche se non siamo riusciti neanche a fare nulla. Senti, quindi quale pensi sia stata proprio la chiave che vi ha aiutato a vincere questa partita? Mister Rubino lì qui presente, lui è stato. Voglio fare un applauso al mister. Sì, perché quando c'è lui in panchina la squadra cambia. Va bene, adesso che messaggio volete mandare alle prime tre posizioni del campionato? Anzi, mandano un messaggio. E che manda un messaggio? Il più sopra possibile. Grande messaggio. Sembra pubblicità di qualche aereo. Va bene, ragazzi. Arriva in alto, poi vediamo dove. Va bene. Non si sa. Speriamo che poi non cadete giù. Mamma mia. Grazie. Contro i Paris Saint-Gennaro soprattutto. Comunque, grazie per